Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Manoli, gestore di HI Core e sono qui oggi per commentarvi il mese di gennaio. Gennaio è stato un buon mese per il prodotto, le strategie che hanno contribuito in misura maggiore sono state le strategie long short equity ed event driven. Ed è importante sottolineare come i migliori contributi siano dipesi dalla parte Europa Value, che ho commentato più volte con voi e che era quella che stava facendo soffrire più fondo negli ultimi mesi, e contributi ottimi anche dall'esposizione di HI Core ai mercati emergenti, che era stata tatticamente incrementata nel corso del mese di dicembre. Solamente due contributi negativi per il fondo, contributo negativo è venuto da un fondo quantitativo che ha perso a causa della sua esposizione corta ai mercati azionari e da un fondo macro a causa della sua esposizione corta a tassi di interesse. Sono comunque due fondi che manteniamo in portafoglio anche in un'ottica di hedge dell'intera esposizione. Per quanto riguarda i prossimi 2-3 mesi, le aree su cui rimaniamo più positivi rimangono l'area dei mercati emergenti, sia per quanto concerne la parte equity che la parte obbligazioni. È importante però sottolineare che questa positività deriva dal forte cambiamento di toni che ha avuto Powell nelle riunioni entrambe di gennaio. E di conseguenza e dalle trattative in corso tra Trump e Xi. Siamo pronti però a cambiare idea nel caso in cui questi due elementi positivi non dovessero più esserci. Rimaniamo invece più cauti su America proprio a causa di valutazioni più elevate rispetto agli altri mercati e anche su Europa a causa comunque di una situazione più critica nel sistema bancario, soprattutto italiano, e del problema Brexit che non è stato ancora risolto. Grazie a tutti dell'attenzione.